Riprendiamo la linea dall'Olimpico, ancora Roma 0, Torino 1. Vediamo un'azione, c'è un tiro a giro di Dybala che colpisce la traversa e gol. La Roma ha pareggiato, meno male, almeno c'è un pareggio. Allora, c'è stato un sinistro effetto a giro di Dybala che ha colpito la traversa, il pallone è tornato indietro in aria sui piedi di Matic che ha appoggiato la palla in porta. Ha pareggiato la Roma, meno male. Attendiamo ancora qualche istante perché penso che ci sarà il fischio finale, nonostante la mediocrità della squadra giallorossa. Dybala è la nota in più, è quello che vivacizza il gioco in questo istante. Ecco qua, termina la partita. Roma e Torino hanno pareggiato 1-1, i gol sono di Linetti e Matic. Un interrogativo sfiora tutti quanti le nostre menti: ma perché il rigore non l'ha battuto Dybala e l'ha dovuto battere Belotti, che oltretutto è fuori forma, è fuori fase e aveva l'emozione dell'ex? Oggi Belotti era il giocatore meno indicato per tirare il calcio di rigore. Mourinho nero, sono tutti neri. Abbiamo una notizia che Kasdrop lascia proprio la città di Roma in lacrime dopo quello che è successo. E poi da segnalare, scusate, io spero che ci sia qualche provvedimento, Radonjić, c'è stato un brutto gesto nei confronti del nostro difensore Mancini, qui esula dall'essere tifosi del Torino e della Roma, non si fanno certe cose. Però purtroppo Roma molto mediocre, Dybala non ha battuto nemmeno il rigore, ha battuto Belotti, ha preso il pallone, meno male che alla fine su un tiro a effetto di Dybala che ha spizzato la traversa Matic l'ha messo dentro. Roma 1 Torino 1, ma non ci siamo proprio, non va assolutamente.